Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Alice Channel Talk. Come sempre vi vado a presentare i miei ospiti di stasera e sono l'avvocato Fiorini, Francesca Fiorini, responsabile di Legalis, diciamo il nostro pozzo di scienza per quello che riguarda tutte le normative e sono tante a livello europeo, a livello nazionale. E poi c'è il professor Amedeo Lepore del Dipartimento di Economia dell'Università Vanvitelli di Napoli. In collegamento poi con noi da Bruxelles l'onorevole Carlo Fidanza, componente della Commissione TRAN. Buonasera onorevole. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Sì, io vorrei subito entrare nell'argomento. Insomma, noi oggi parleremo anche un poco di equilibri tra quello che è la transizione economica e la transizione ambientale, un equilibrio diciamo molto instabile in questi ultimi periodi, che ci fa capire un poco come è difficile raggiungere degli obiettivi che un'associazione come Alice ritiene prioritari, ovvero quello della sostenibilità, però con anche una sostenibilità economica. Facciamo la fotografia con un servizio di quello che è l'attuale momento economico. Sarà più robusto del previsto lo slancio dell'economia europea quest'anno, ma rallenterà nel prossimo ben oltre le attese, in scia alla crisi energetica, al caro prezzi e alla guerra in Ucraina. Solo con il 2024 si rivedrà una spinta più convinta. Per ora sta intanto correndo più delle attese l'Italia, anche se dovrebbe poi allinearsi al ristagno della zona euro nel 2023, quando invece la Germania andrà perfino in recessione. La fotografia la scatta la Commissione europea nelle previsioni d'autunno, che non nasconde le difficoltà in arrivo. In un contesto di elevata incertezza, elevate pressioni sui prezzi dell'energia, erosione del potere d'acquisto delle famiglie, si prevede che l'Unione europea, l'area dell'euro e la maggior parte degli Stati membri si troveranno in recessione nell'ultimo trimestre dell'anno, ha avvertito l'esecutivo europeo. L'attesa di Palazzo Berlaymont è che il PIL nell'eurozona si attesti alle più 3,2% quest'anno, per rallentare alle più 0,3% nel 2023 e salire quindi dell'1,5% nel 2024. Lo slancio italiano dovrebbe tradursi in un robusto più 3,8% quest'anno, per poi scivolare alle più 0,3% il prossimo anno e tornare a salire alle più 1,1% nel 2024. Onorevole Fidanza, insomma, noi ci siamo trovati in un momento storico dove la crisi ucraina, la conseguente crisi energetica, ha letteralmente terremotato quelle che erano delle previsioni. Avevamo trovato, proprio per la pandemia, una Unione Europea, forse da un punto di vista di percezione, per la prima volta compatta. Quanto questa compattezza è viva ancora oggi? Perché, insomma, da determinati atteggiamenti ci sembra di vedere un'Unione Europea, insomma, un po' vecchia maniera. Beh, sì, lo spettacolo che stiamo vedendo a Bruxelles è esattamente questo. E d'altra parte c'è un tema, nel senso che la reazione che c'è stata con la prima assoluta, diciamo, della creazione di un debito comune che ha consentito di arrivare al recovery fund e poi ai PNRR nazionali, ha in qualche modo esaurito la capacità creativa sul piano finanziario, perché è chiaro che prima di contrarre nuovi debiti, probabilmente addirittura sarebbero necessari di entità superiori, se non si capisce se si riuscirà a portare a terra, come si dice, a mettere a terra in maniera efficace quelli che sono stati stanziati fino adesso nel post pandemia, è chiaro che c'è un po' di ritrosia, soprattutto da parte degli stati del nord, i cosiddetti frugali, nel mettere in campo dei nuovi meccanismi di questo genere. A ciò si aggiunge un diverso livello di dipendenza energetica e quindi una diversa risposta. E qui ha suscitato un certo scandalo, come anche da noi in Italia ovviamente, il provvedimento del governo tedesco che ha stanziato 200 miliardi per sostenere l'economia. È chiaro che si rischia una Insomma, hanno colpevolizzato sempre noi che avevamo gli aiuti di Stato, no? Il problema è appunto che quando si apre solo nella logica degli aiuti di Stato, i paesi che hanno maggiore capacità fiscale
possono permettersi stanziamenti di quell'entità, chi come noi invece subisce ripercussioni molto pesanti ma non ha capacità fiscale perché abbiamo il debito pubblico che ben tutti conosciamo, di fatto non possiamo agire con quella leva e quindi il mercato interno si squilibra ulteriormente. E su questo bisogna intervenire ed è quello che noi da tempo stiamo chiedendo, devo dire anche con una certa continuità e unità di azione tra il governo Draghi, il governo Meloni e anche come rappresentanze parlamentari dei diversi partiti italiani a Bruxelles, affinché ci sia rapidamente un intervento per, diciamo, porre un calmiere a questa dinamica. Adesso che i prezzi del gas sono più bassi rispetto a quelli che abbiamo conosciuto, ma sappiamo che potrebbero rialzarsi, che la speculazione potrebbe rianimarsi. Il timore in prospettiva. Quindi bisogna intervenire prima che si rialzino. È questo. Ecco, ma professor Lepore, però in tutta questa situazione, abbiamo visto i dati prima detti al servizio, fondamentalmente, insomma, l'Italia si era ripresa. Cioè, vabbè che partivamo più indietro e quindi il gap era più facilmente regolato. Però anche in prospettiva un'Italia più 0,3 mentre la Germania va in recessione. Ecco, dove trova la forza il sistema Italia? La sua capacità di resilienza, ma anche nel protagonismo delle imprese. Questo va assolutamente messo in evidenza, perché l'industria, in particolare il sistema manifatturiero italiano, mostra una grande capacità proattiva. Naturalmente con tutti i limiti e le contraddizioni che sono presenti in quello che ho detto. I dati ci mostrano sostanzialmente un paese che, ma è tutta l'Europa così, con alti e bassi, che è riuscito a fare meglio delle previsioni e che oggi però ha nuove previsioni in peggioramento. Siamo in bilico tra quello che viene prospettato da una realtà difficile e gli strumenti che abbiamo a disposizione, che dobbiamo utilizzare al più presto, al meglio, efficacemente, a cominciare dal piano di ripresa. Ecco, l'onorevole Fidanza parlava prima appunto di prezzo del gas che è sceso, però molti temono che sia una discesa temporanea adesso con il generale inverno che avanza, insomma, le richieste energetiche porteranno ancora i prezzi a salire. Beh, diciamo, la risposta è duplice. Da un lato c'è sicuramente il fatto che abbiamo avuto una buona stagione e questo ci ha aiutato. Ma dall'altro io sarei un po' meno pessimista nel valutare la capacità di risposta alla crisi energetica da parte dell'Europa, perché sì, è stato diverso dal dopo Covid, perché col Covid si è avuto una risposta più immediata, unanime, il Next Generation EU. Adesso si fatica ad avere un nuovo piano che affronti la crisi energetica, però i segnali sono stati segnali confortanti. Tanto è vero che quando si è raggiunto un accordo in Europa i prezzi sono immediatamente calati. Questo è un dato positivo. Ecco, la situazione però per quanto riguarda la crisi energetica nel settore del trasporto e della logistica, che è settore fondamentale, trainante del movimento delle merci in Europa e nel paese, insomma, ha delle emergenze in atto ancora, per esempio sul gasolio professionale, per quanto riguarda le accise, fino a quando ci sarà questa politica, qual è il percepito da parte delle aziende? Il percepito da parte delle aziende è che comunque la crisi energetica morderà ancora, perché il prezzo del carburante, parlo del gasolio in generale, insomma, utilizzato per l'autotrazione, comunque è in lieve calo, sebbene i dati di ottobre ancora si attestino con una stagnazione verso le punte più alte. Il tema qual è, per andare poi alle cose semplici percepibili da tutti? Gli aiuti sono in qualche misura arrivati, perché sappiamo bene dello sconto alla pompa che è stato anche prorogato fino al 31-12 di quest'anno, e sappiamo anche della misura che il nostro governo ha messo in campo con il credito d'imposta di 500 milioni che hanno coperto, credito d'imposta del 28%, hanno coperto il primo trimestre del 2022. Contemporaneamente a questa misura si è inspiegabilmente assistito alla sospensione della disciplina del gasolio commerciale, che aveva una sua accisa ridotta, autorizzata dalla Commissione europea, quindi assolutamente in linea come disciplina ordinaria ad una norma comunitaria, e non era quindi un aiuto di Stato, era il riconoscimento che il gasolio viene utilizzato così come nella pesca, così come nell'agricoltura, a fini produttivi, e quindi aveva necessità di una sua disciplina rispetto al gettito accise generato.
Questa disciplina è stata sospesa ed è attualmente sospesa in costanza dello sconto alla pompa che viene invece praticato in maniera generalizzata su tutti automobilisti, privati e esercenti attività di trasporto professionale. Cioè anche, praticamente traduciamo aspetti, in termini, proprio chi ne ha bisogno. Ma soprattutto tra chi ne ha bisogno anche quelli più performanti dal punto di vista ambientale che hanno comprato flotte e che gestiscono DGNL, flotte Euro 5, certo, Euro 6. Certo. Quindi abbiamo perso un'occasione in pendenza di una misura di aiuto e supporto di fare un'ulteriore selezione verso la decarbonizzazione. Perché abbiamo portato contribuendo magari pure a far lievitare i prezzi dei prodotti, perché aumentano ovviamente i costi anche del trasporto. Quindi l'esigenza e l'urgenza, perché le imprese di trasporto avranno anche uno sbilancio finanziario dall'aver perso il credito d'imposta trimestrale che veniva rimborsato, è da aprile a fine anno ed è una finestra dove giocheremo gli equilibri di concorrenza anche con i paesi comunitari, perché ricordiamoci che i paesi comunitari, gli altri, Francia, Spagna, hanno gestito gli aiuti in costanza della disciplina di agevolazione dell'imposta, quindi c'è un doppio binario per gli stati europei, binario che invece non c'è, è morto almeno al momento, e speriamo che la legge di bilancio possa fare qualcosa davvero immediatamente per le imprese italiane. Onorevole Fidanza, insomma, quello che manca fondamentalmente è un coordinamento, cioè molto spesso anche, non voglio dire in buona fede, però con una visione si va in una direzione, però non perdendo di vista quello che è un sistema complesso, che è il sistema economico, il sistema dei trasporti, anche diciamo poi con discipline diverse fra i diversi stati. Beh sì, questo naturalmente è un tema che esiste, che riguarda, se vogliamo, come assetto complessivo diciamo, la fiscalità, perché come sappiamo le politiche fiscali rimangono appannaggio degli Stati membri e quindi naturalmente c'è libertà di scelta a livello nazionale di intervenire a supporto, in questo caso, di un settore o dell'altro nelle dimensioni e nelle modalità che ciascun governo sceglie. E quello che l'Europa dovrebbe fare è creare, diciamo, un quadro comune di interventi che consentono poi nelle diverse scelte nazionali di non sbilanciare eccessivamente il mercato interno e quindi di non creare degli sbilanciamenti competitivi che poi chiaramente rischiano di colpire alcune aziende di alcuni paesi rispetto ad altri. È quello che un po' sta accadendo ovviamente in questa fase, in assenza di strumenti comuni. E devo dire che c'è la necessità adesso di stringere, perché ormai sono diversi mesi che si discute. È vero che c'è stato un aspetto positivo, diciamo, dell'effetto annuncio della volontà di trovare un accordo sul gas e qualche prima misura comune, però quelle decisive devono ancora arrivare e sappiamo che c'è ancora una certa divisione tra gli Stati membri e la difficoltà a livello di Consiglio europeo di trovare la strada congiunta. Ecco, onorevole, c'è anche un tema, che è proprio quel tema che va verso le misure da adottare per una transizione ambientale. Cioè, tutti sono d'accordo di procedere verso una decarbonizzazione anche con misure che l'aiutino, però bisogna capire se certe misure, oltre che aiutare, poi penalizzano tutto un settore che va nella stessa direzione. Io parlo, per esempio, di una possibile entrata in vigore degli ETS. Ecco, in merito agli ETS, che sono le misure di compensazione per le emissioni di carbonio, viene chiesto per esempio al settore marittimo di adottare determinate misure che la tecnologia non consente ancora. Cioè, se non si possono adottare nuove motorizzazioni, se il mercato non è in grado di fornire in maniera utile e diciamo corrispondente alle esigenze vari tipi di carburante a bassa emissione di zolfo, insomma tutte quelle misure di un mercato reale, certe misure come gli ETS rischiano di trasformarsi in una pura tassazione e addirittura di penalizzare nel Mediterraneo, per lo short sea o per le autostrade del mare, tutte delle misure che vanno per l'intermodalità, che producono ovviamente una decurtazione delle emissioni di carbonio. Ecco, su questo tema, in Commissione, avete spesso dei confronti anche aspri con altre commissioni, come le Commissioni Ambiente e con il Parlamento. Un momento di analisi complessiva, secondo lei, è possibile?
Allora, c'è stato in tutta questa legislatura, soprattutto con il varo del pacchetto Fit for 55, di cui questi provvedimenti sugli ETS sono parte, e uno sbilanciamento sul tema della sostenibilità che, come giustamente diceva in premessa, dovrebbe sempre tenere insieme l'aspetto ambientale con l'aspetto economico e sociale. Ci aggiungerei da qualche mese anche l'aspetto geopolitico, perché poi è chiaro che le scelte che noi stiamo attuando a livello europeo, cioè una spinta forte a una transizione sul tutto elettrico, perlomeno sul trasporto su strada, diciamo, e quindi al rischio di nuove dipendenze verso soprattutto la Cina, ha un impatto anche sul piano geopolitico. Noi giustamente ci lecchiamo le ferite oggi per le dipendenze dal gas russo. Quello che stiamo facendo è in realtà varare provvedimenti che ci consegneranno nuove dipendenze strategiche per molti decenni. Quindi c'è uno sbilanciamento che, devo dire, noi stiamo cercando di contrastare anche sul tema delle ETS. Abbiamo fatto anche degli emendamenti specifici proprio sul tema del cercare di evitare che venisse esteso questo sistema al settore marittimo nel suo complesso, alle autostrade del mare, ai servizi che nascono da concessioni pubbliche, che per esempio garantiscono nel caso dell'Italia il trasporto dal continente alle isole, e purtroppo non hanno trovato recepimento perché siamo dentro una bolla ideologica che non consente di portare un po' di razionalità e di rispettare quello che per me, per noi, rimane un principio guida quando parliamo di transizione, e cioè la neutralità tecnologica. Qui la neutralità tecnologica viene enunciata nelle premesse dei vari provvedimenti, ma di fatto viene tradita nella lettera e nei dispositivi, ed è quello a cui stiamo assistendo, e questo non consente al mercato di fare la sua parte e non consente uno sviluppo sul piano scientifico e tecnologico come dovrebbe essere, e non consente ai singoli stati di poter, diciamo, varare delle politiche anche in base ai propri mix energetici nazionali a supporto delle proprie imprese. No, quindi anche, non dà certezza. Anche perché se non c'è una politica economica coordinata, si rischia pure di avere misure a macchia di leopardo a livello geografico, alcune in Europa, altre in Africa, altre che possono andare verso, diciamo, i paesi dell'estremo oriente, e tutto questo comporta difficoltà. D'altronde anche determinate misure non vengono convogliate per la ricerca, come chiede per esempio l'Associazione Mondiale degli Armatori. Cioè, sì, noi vogliamo pagare, però affinché determinate fonti vadano nella ricerca e consenta appunto di andare verso una sostenibilità ambientale. Cioè, si fa ancora geopolitica in Europa, insomma. Ma sì, è così. Io sono stato relatore ombra adesso sono in corso i triloghi del regolamento sui carburanti alternativi, di cui peraltro fui relatore 10 anni fa, quando nacque la cosiddetta DAFI nella sua versione di direttiva, e in realtà non ci sono stati grossi passi avanti, perché chiaramente nella incertezza generale e c'è una difficoltà anche da parte degli operatori a investire sul retrofitting laddove si può investire sul retrofitting, su nuove flotte che abbiano diversi carburanti rispetto ai carburanti, diciamo, a più forte impronta fossile, e questo è un tema su cui si riesce difficilmente a fare passi avanti, e credo che si stia anche rischiando di saltare degli step nella transizione e di dare dei messaggi che non sono univoci nei confronti di chi deve fare quegli investimenti, certo, peraltro senza grossi supporti, certo, dal punto di vista pubblico. Certo, professor Lepore, proprio su questo io leggevo oggi un report che viene proprio da Sharm el Sheikh, dove è in corso il COP27, e si dice che il mondo ha bisogno di 50-150 milioni di tonnellate di idrogeno a basse emissioni di carbonio entro il 2030, ma c'è un grande divario tra questo e quanto pianificato fino ad oggi. Cioè, i progetti già annunciati produrranno solo 24 milioni di tonnellate entro il 2030. Allora, già che la società di analisi Drori, per esempio, dice che i costi di transizione ambientale per tutto il mondo dell'impresa possono superare anche i 14 miliardi di dollari, e sono stati annunciati già da compagnie di trasporto marittimo, diciamo, incrementi a 69 a 208 euro a container per quanto riguardano gli ETS. Cioè, si può andare avanti così o a un certo punto il sistema esplode?
Mi consenta di dire prima una cosa, che mi pare di trovare una sintonia su un punto che è fondamentale per noi. Quello che abbiamo bisogno di maggiore coordinamento delle politiche, e questo coordinamento può avvenire solamente in Europa. C'è la necessità quindi che quelle difficoltà che si stanno incontrando, poi è sempre nelle fasi iniziali di un confronto che prevalgono le istanze di carattere nazionale, poi se si va avanti e l'oggettività di una crisi ti porta a fare delle scelte, si infittiscono le possibilità di interagire e di trovare soluzioni comuni. È un processo non sempre veloce, ma è un processo importante, lo diceva prima anche l'onorevole. Da questo punto di vista la transizione è chiaro che deve essere gestita innanzitutto a livello europeo, e la transizione richiede anche delle politiche fiscali ed energetiche sempre più unitarie sul piano sovranazionale, perché altrimenti non ne usciamo. La transizione non è a costo zero, ha un costo, e bisogna evitare due pericoli, non ce n'è uno solo. C'è il pericolo di un'ideologia che tende a sposare dei sogni, dei desideri che non si realizzano, ed è un errore, ma dall'altro c'è anche chi approfitta di una situazione difficile per dire lasciamo le cose come stanno. Sono tutti e due atteggiamenti sbagliati. Noi dobbiamo procedere proprio perché questi settori, io mi riferisco, quando parlo di industria, non solamente all'industria tradizionale, alla manifatturiera, io parlo anche della logistica, dei trasporti, sono industrie che hanno bisogno di stimoli forti per ammodernarsi e per cambiare e per seguire la tradizione. Io credo che allora si può accelerare solamente se si va in quella direzione, integrare le esigenze non solo della sostenibilità, ma di un'innovazione tecnologica profonda, condivido totalmente questo ragionamento, con l'idea di un'economia che vada avanti e non guardi invece alla decrescita. Con determinati fondi, con determinati fondi ritiene giusto finanziare la ricerca? Assolutamente sì, ecco. Non solo la ricerca, ma la ricerca che ci porti verso nuove frontiere, ecco, delle tecnologie che rendono l'industria pulita. Ecco, e questo è quello che chiede per esempio l'ICS, l'International Chamber Shipping, quindi dico che un determinato mondo magari è anche più realista degli stessi governi. Però detto questo, ci sono delle misure che vanno giustamente avanti. Adesso sono state adottate, insomma, le nuove misure che prevedono il passaggio all'Euro 7 per i camion, per le macchine, con una serie di notevoli costi. Allora vediamo un attimo in questo servizio di esattamente di cosa si tratta, e alla fine di questo servizio c'è un'intervista al presidente di Automar, Costantino Baldissara, che fa un po' il quadro di quello che significa la trasformazione automobilistica in senso green. Quali sono i tempi? Quanto serve? Vediamo questo servizio. La Commissione europea ha pubblicato, dopo un lungo periodo di attesa, i nuovi standard Euro 7 sui limiti alle emissioni. Saranno in vigore dal 1 luglio 2025 per auto e furgoni e dal 1 luglio 2026 per i mezzi pesanti. Le nuove regole pongono gli stessi limiti indipendentemente dal fatto che il veicolo utilizzi benzina, diesel, energia elettrica o carburanti alternativi. L'obiettivo è quello di migliorare il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici di tutti i nuovi veicoli. Le norme prevedono di tenere sotto controllo anche il particolato che proviene dai freni, che saranno fondamentali anche con le auto elettriche. I nuovi limiti non coinvolgono le emissioni di anidride carbonica, poiché l'Europa ha già deciso di portare al 100% la riduzione della CO2 per auto e furgoni entro il 2035. La Commissione UE stima la possibilità di ridurre le emissioni con i nuovi standard con le tecnologie esistenti e prevede un impatto stimato tra i 90 e i 150 euro sui costi delle auto, intorno ai 2600 euro per autobus e camion. Thierry Breton, commissario al mercato unico, definisce la proposta equilibrata e necessaria per proteggere il clima, ma le prime reazioni del settore sono negative. L'Associazione dei costruttori europei ACEA esprime serie preoccupazioni. L'industria automobilistica prende molto seriamente il suo ruolo di ridurre sia la CO2 che le emissioni inquinanti, ma purtroppo il beneficio ambientale della proposta della Commissione è molto limitato, mentre aumenta pesantemente il costo dei veicoli, spiega il presidente Oliver Zips, che è anche CEO di BMW. C'è un cambio generazionale importante delle autovetture, dove in particolar modo l'industria cinese è riuscita anche a saltarlo, questo cambio generazionale, offrendo autovetture elettriche a costi molto competitivi e producendo quindi per il mondo. È diventato un costruttore molto importante, da 300.000 autovetture
all'anno in export, quest'anno ne sono state esportate 300.000 al mese e le previsioni sono di 5 milioni o 6 milioni l'anno, quindi la richiesta di trasporto nei prossimi anni sarà abbastanza importante, vista anche la necessità di dover essere più ecocompatibili e quindi in linea con i requirement internazionali di ridurre le emissioni di CO2. Quindi l'elettrico è inevitabile, ci sono al mondo forse 1 miliardo di autovetture in giro per le strade, sono 1 miliardo di autovetture che creano inquinamento, ora se ne vendono 90 milioni, 80 milioni in questi ultimi anni, 90 milioni negli anni buoni, la vendita annua non è tale da poter coprire la necessità di migliorare appunto l'ambiente. Allora, i numeri sono numeri, cioè un miliardo di autovetture, 80-90 milioni l'anno, insomma, se la matematica non è un'opinione, si va a finire a 12-13 anni un mercato che però ha le navi che possano portare tutte queste macchine, cioè in un interscambio notevole, e agli autotrasportatori, alle compagnie di navigazione viene chiesto comunque di adeguare certe misure. Ma c'è un aiuto in questa fase di transizione, un aiuto tangibile, o insomma anche sotto questo punto di vista lo Stato, la comunità europea, insomma, non ha ancora, diciamo, focalizzato bene gli strumenti? Gli aiuti ci sono stati e ci sono anche, diciamo, non ultimo, alcune decretazioni del precedente governo. Il tema, a mio avviso, è un altro, cioè i tempi della transizione, come giustamente si diceva. Noi abbiamo un parco veicolare circolante vetusto, forse tra i più vecchi di Europa, che per essere, diciamo, ammodernato così in un tempo zero avrebbe bisogno di investimenti enormi di cui non disponiamo. Però anche in un momento economico difficile. Esatto, anche gli investimenti che sono stati, diciamo, invece resi disponibili, a mio avviso hanno avuto un'ambizione eccessiva, cioè gli investimenti sono stati resi disponibili per le motorizzazioni elettriche, che ancora per il comparto del trasporto merci lamentano, diciamo, una possibilità di impiego assolutamente limitata. Quindi questo per una mancanza ancora di una rete infrastrutturale i 2 miliardi, diciamo, del fondo di mobilità sostenibile, parte dei quali per l'Italia andranno proprio alle motorizzazioni elettriche, temo che per la percentuale di riferimento non avranno la possibilità di essere impiegati a favore della transizione energetica. Allora stabiliamoci obiettivi meno ambiziosi e più realistici, quindi cerchiamo di in qualche misura trasformare il parco circolante almeno tutto nella motorizzazione Euro 6. Le flotte, anche gran parte dei nostri associati, questo sforzo lo hanno fatto, quindi hanno ammodernato addirittura con un turnover spesso a 3 anni di ricambio del parco circolante, con formule anche di leaseback che possono in qualche misura agevolare questa modalità di ricambio celere rispetto a motorizzazioni e ammodernamenti che possono dare un risparmio energetico in termini energetici e di emissioni importantissimo. Chiaro che l'ottimo sarebbe convertire tutto all'elettrico ad emissioni zero. In questo momento non è possibile, allora diamo il maggior numero di risorse possibili a quello che possiamo realizzare in maniera massiva nei tempi più brevi possibili per avvicinarci ai target del 2026. A mio avviso quel target lì non è raggiungibile. Mi risponde brevemente, quanto nella scelta di un'azienda pesa anche, diciamo, la coscienza che non esiste per l'elettrico, per esempio, ma anche per il gas naturale liquido, non esiste una rete infrastrutturale tale da supportare in maniera efficace questa transizione? Allora, questa consapevolezza incide, e anche qui diamo atto che in qualche misura il governo si sta rendendo parte diligente per una serie di investimenti che vanno nella direzione di infrastrutturare il paese con reti di colonnine disponibili, ma dobbiamo anche ragionare con la committenza, cioè i tempi del trasporto oggigiorno in qualche misura devono rispettare le logiche distributive che in qualche
che i consumi, certo, da una parte e la committenza dall'altra a sua volta deve garantire. Insomma, quindi i tempi di ricarica anche, dobbiamo considerarli, la giornata è di 24 ore, cioè abbiamo anche da rispettare i tempi di guida, abbiamo da rispettare le condizioni di sicurezza della circolazione, abbiamo da fare le ricariche ai mezzi pesanti nella motorizzazione elettrica, forse perdiamo un attimino di vista come si fa il trasporto, o come va fatto il trasporto. In tutto questo quadro, io parlavo anche di infrastrutture, cioè però insomma tutti gli investimenti del PNRR hanno anche una loro profonda valenza da un punto di vista del rinnovamento infrastrutturale, ma c'è anche un mai in tal senso, cioè è cambiato anche qualcosa, insomma da parte del governo italiano si chiede anche di rivedere un attimo tutta quanta la politica sui PNRR, non vengono annullati certi progetti, però alcuni sembrano irrealizzabili. Io farei attenzione all'interlocuzione a livello europeo. Penso che ci sia un problema molto serio che deriva dall'inflazione. Bisogna trovare risorse per fare fronte all'innalzamento dei prezzi. E mi pare che la strada dei fondi strutturali sia non utilizzati nella passata programmazione, sia una buona strada, anche perché sono tanti. Sono quelli disponibili, credo, attorno ai 27 miliardi. E poi c'è il fondo complementare, ci sono altri fondi, piani che ancora non sono partiti, una sollecitazione affinché parta il fondo di sviluppo e coesione, che in parte può sopperire a questa esigenza. Dall'altro canto io credo che bisogna fare attenzione a questo tipo di contrattazione, di rapporto, di relazione più che di negoziazione europea, perché noi abbiamo degli obiettivi che possiamo rendere flessibili non nella sostanza delle scelte, ma nella loro concreta attuazione. E io credo che di questo si debba parlare, altrimenti il rischio è che noi sommiamo a delle incertezze e a dei ritardi altri ritardi. Questo non ci verrebbe perdonato. Certo. Onorevole Fidanza, per concludere, comunque, riguardo al PNRR, come viene, diciamo, affrontato questo, non voglio dire cambio di rotta, però questo aggiustamento di rotta da parte diciamo del governo italiano sul PNRR, cioè lo si vede in maniera ostica oppure si cerca il dialogo su questi temi? Ma io credo che finita la campagna elettorale adesso si apre una fase di confronto tra il governo e la Commissione europea, come molti altri governi europei stanno facendo e come previsto peraltro dai regolamenti istitutivi del Next Generation EU, cioè che in caso di particolari circostanze, e chiaramente dal 24 febbraio siamo in una circostanza assolutamente particolare, si possono rivedere alcuni progetti. Io ovviamente distinguerei tra il piano delle riforme, su cui il governo precedente si è impegnato e su cui non prevedo grossi scossoni da parte del governo attuale, e il piano, diciamo, degli investimenti, della spesa tra virgolette di queste risorse. Intanto l'accorpamento della delega al PNRR a quella degli affari europei e a quella dei fondi di coesione in capo al ministro Fitto è già una scelta che rivela la volontà di un ragionamento complessivo, perché è dalla somma del lavoro politico e di una visione d'insieme di tutte queste risorse che devono e possono venire le risposte. In secondo luogo la cabina di regia per verificare con una sorta di due diligence interna lo stato di attuazione attuale dei diversi progetti, perché purtroppo scontiamo già un ritardo del governo precedente, quindi bisogna capire che cosa si riesce a portare a termine, in quali tempi, che cosa invece si deve per forza di cose accantonare e se da quell'accantonamento possono generarsi delle risorse, per esempio per intervenire su alcuni progetti in chiave di sicurezza energetica. Secondo lei questo è un processo, secondo lei, mi scusi, secondo lei questo è un processo che si potrà portare a termine in che tempi? Cioè noi abbiamo per il PNRR un limite temporale che è il 2026, ecco, si cercherà una dilatazione dei tempi, si dovranno eliminare dei progetti e puntare su altri in funzione appunto anche di quella che si è dimostrata la crisi energetica? Cioè, perché quello che manca, così come manca il settore del trasporto e della logistica, come diceva prima l'avvocato Fiorini, è il tempo, è la componente tempo. Ecco, che tempi ci sono per questa fase? Noi non partiamo con l'idea
di chiedere una dilazione, perché questo verrebbe evidentemente visto come i soliti italiani che non sono capaci di spendere i soldi. Non partiamo da quello, partiamo da un'analisi puntuale progetto per progetto. È chiaro che se alcuni si rivelassero assolutamente non realizzabili nei tempi, nemmeno magari aggiungendo uno o due anni, quelli devono essere accantonati, le risorse devono essere liberate per fare altro. E per esempio sul Repower EU, che sapete essere un capitolo aggiuntivo previsto, consentito in aggiunta al Recovery Fund, e questo potrebbe essere uno strumento. Laddove invece dovesse essere necessario uno scostamento di un anno, per esempio, su un progetto strategico importante, noi riteniamo di poterlo proporre alla Commissione. Ci aspettiamo, Commissione, un atteggiamento di disponibilità, perché io credo, questa conclusione, che l'efficacia, la riuscita del PNRR italiano, essendo l'Italia la principale beneficiaria dell'intero Next Generation, è qualcosa che va nell'interesse non solo dell'Italia ma anche dell'Unione Europea e di future esperienze simili di nuove emissioni di debito comune per finanziare provvedimenti a sostegno dell'economia reale. Quindi è un interesse congiunto e che le cose funzionino e portino efficaci risultati per i cittadini e le imprese. E cercheremo di lavorare in questa direzione, naturalmente. Io la ringrazio per il collegamento e per il tempo che ha dedicato ad Alice Channel Talk, onorevole. Grazie a voi. E le auguro ovviamente buon lavoro, come ringrazio ovviamente l'avvocato Fiorini, responsabile di Legalis, e il professor Amedeo Lepore del Dipartimento Economia dell'Università Vanvitelli di Napoli, e do un po' a tutti voi appuntamento a quello che è un momento clou per quanto riguarda il mondo del trasporto e della logistica, che è appunto l'Assemblea di Alice di Stati Generali del trasporto e della logistica, che insomma prenderà le mosse la prossima settimana dal 29 al 30 novembre qui a Roma, in questi studi nella sede di Alice di via Rasella, dove discuteremo proprio ancora con ministri, viceministri, mondo della logistica e dei trasporti, di questi e di altri temi che caratterizzano il nostro mondo. Grazie dell'ascolto che ci avete dato e appuntamento al prossimo numero di Alice Channel Talk.